donato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna il fondo Alteo Dolcini. Libri, documenti, fotografie che riassumono l'attività di Alteo Dolcini per la valorizzazione e la diffusione del patrimonio culturale romagnolo e delle produzioni locali, artistiche come la ceramica o enogastronomiche. Il fondo è stato consegnato dalla Fondazione Alteo Dolcini e dai figli. All'interno preziosi documenti legati all'ente ceramica di Faenza, alla 100 km del Passatore, al Tribunato di Romagna, libri scritti da Dolcini e dedicati a qualsiasi aspetto della tradizione romagnolo, corrispondenze e tante foto. Una donazione importantissima perché ingrandisce e amplia la donazione che abbiamo avuto il fondo Sure e che quindi rafforza tutta la nostra collezione, tutto quello che riguarda la cultura romagnola. Questo è un arricchimento di questa nostra biblioteca che volevo sottolineare, inserita nel circuito bibliotecario, per cui attraverso la biblioteca Oriani, quindi noi rendiamo disponibili quindi all'uso, alla consultazione tutti questi nostri fondi. E da un po' di tempo a questa parte vediamo come questa nostra idea di realizzare questa bellissima fondazione che supera, questa biblioteca che supera ormai i 40.000 volumi, e viene anche utilizzata molto dagli studenti universitari. Una donazione che ripercorre molti aspetti della Romagna e della cultura ravennate e romagnola, dalla ceramica ai prodotti agroalimentari, dalle carte romagnole al passatore, via dicendo. Sì, l'attività di mio padre è stata davvero multiforme, caleidoscopica. Non c'è un argomento che avesse come riferimento certo la Romagna, ma in tutte le sue declinazioni che egli non abbia affrontato. E ci sono in questa donazione i libri, il fondo librario che lui ha consultato, che sono stati lo strumento della sua conoscenza. C'è la parte documentale, sono 30 contenitori dove veramente c'è l'universo dei suoi interessi: vino, ceramica, tradizioni, iniziative per il turismo. E poi c'è la parte fotografica dove lo vediamo vicino a personaggi come Ronald Reagan, Giovanni Paolo II, Fellini, Pertini e tanti altri, in tanti incontri della Società del Passatore, del Tribunato di Romagna e dell'Ente Tutela Vini di Romagna, e lo vediamo con la sua gestualità, la sua mimica, lo vediamo risoluto, determinato, però allo stesso tempo guascone e goliardico. Erano aspetti della sua personalità. Qui sta crescendo un altro complementare agli altri monumentali centri culturali ravennati. Il fondo Dolcini, che è molto importante non solo per tradizioni romagnole ma per cultura economico e sociale, che Dolcini valorizzò attraverso appunto i filoni della tradizione dei prodotti romagnoli, e questa si assomma a tanti altri fondi economici e giuridici, innanzitutto posti in essere nei decenni e nei secoli, oltre all'archivio storico, dalla Cassa di Ravenna, ma anche fondi propri della Camera di Commercio, e quindi le documentazioni, le raccolte, anche librarie molto importanti curate da questa istituzione, che è stata guidata per decenni da Luciano Cavalcoli, uno dei protagonisti della crescita post bellica e del miracolo economico a Ravenna e non solo a Ravenna. E poi abbiamo ricevuto, la fondazione l'ha ricevuto, donazioni molto importanti di esponenti di cultura di Bologna, della Toscana, della Romagna, si fa fatica a elencarli tutti, che sono a fianco del Museo Dantesco e a fianco del grande centro direzionale della banca. Abbiamo ricevuto anche la donazione di tutti i volumi, di tutte le sue produzioni, del grande europeista ed europeo Enzo Bettiza, originario di Spalato, che qui sono raccolte in una fondazione che porta il suo nome e che fra poco, come ha anticipato poc'anzi in conferenza stampa il presidente della fondazione, ingegnere Alfieri,
che ringrazio per tutte le attività che sta sviluppando, e accoglierà anche altri fondi di insigni uomini di cultura.